È stata dedicata all'artista bisceglese Leonardo De Mango la prima giornata europea della solidarietà, giornata istituita dall'Archeo Club bisceglese con il volere del suo presidente Luigi Palmiotti, in occasione del 189° anniversario dalla nascita del compianto artista. De Mango, stabilitosi a Costantinopoli, nell'attuale Istanbul, al suo arrivo fu accolto dalla Società di Mutuo Soccorso Roma Intangibile del luogo. Da questo valore di accoglienza e solidarietà è stato istituito con cadenza biennale un alto riconoscimento patrocinato dal Comune di Bisceglie per chi nella società si distingue nel prodigarsi verso il prossimo. Tra i premiati nella sede di Roma Intangibile di Bisceglie, Tiziana Di Matteo, direttrice generale della ASL VAT, Diego Rana, presidente di Villa Veneziani, il dottor Tommaso Fontana, già primario del reparto infettivo dell'ospedale di Bisceglie, Francesco Giannella, procuratore aggiunto della Repubblica Bari e coordinatore della direzione della distrettuale antimafia, e Roberto Pellicone, questore della provincia di Barletta-Andria-Trani. La giornata è stata condotta da Pina Cattino e Rosalia Settemembri della sede biscegliese di Archeo Club. L'ospedale adesso è in buone mani, sono contento, e soprattutto l'ospedale nuovo. E nelle mani della nostra dottoressa Di Matteo, tutto attaccato, bisogna rifare il certificato alla dottoressa. L'ospedale nuovo è una garanzia per il futuro sanitario di questa città. Dottoressa, ci affidiamo a lei. Grazie. Intanto quello di oggi è un premio veramente molto importante, un riconoscimento al lavoro di tutti i professionisti dell'ospedale di Bisceglie. Infatti è un premio che io voglio dedicare proprio a loro, perché intanto durante il periodo Covid si sono distinti per il loro impegno, per la loro abnegazione, ma soprattutto anche oggi, nonostante la stanchezza, nonostante il momento che pure è caratterizzato da una carenza, diciamo, di personale un po' a livello anche nazionale, comunque i nostri professionisti sono sempre impegnati. E questo si vede dai risultati che l'ospedale di Bisceglie sta raggiungendo. Beh, è il riconoscimento per la RSA Veneziani di essere stata la prima in Italia, in un momento difficilissimo come quello del 2020, quando c'è stata la pandemia, di dotarsi di un sistema di telemedicina per il monitoraggio dei parametri vitali. Questa cosa è andata benissimo. E poi è continuata e adesso addirittura siamo stati selezionati per entrare in un modulo di ricerca dove si aggiungerà, oltre alla telemedicina, la realtà aumentata e l'intelligenza artificiale. Questo è un riconoscimento importante. Noi siamo grati all'Archeo Club e a Roma Intangibile per averci considerato, per essersi ricordata di questo nostro impegno che è anche sociale, ma che soprattutto vede protagonisti per una volta le persone, e cioè i nostri ospiti, gli anziani, le persone malate e le persone fragili. Sindaco, sicuramente un premio importante, un premio a personaggi del territorio. Sì, un'altra bella iniziativa di Roma Intangibile, dell'Archeo Club, quella di immaginare un premio dedicato a Leonardo De Mango, innanzitutto pittore importantissimo del nostro territorio e di cui tante opere sono conservate sia qui a Bisceglie ma in realtà in giro per il mondo e soprattutto in Turchia, sua seconda patria. Quindi già immaginare una cerimonia per ricordare un anniversario così importante come quello del pittore De Mango è già di per sé rilevante. Qual è il significato di questo premio? Innanzitutto si tratta della prima giornata europea rivolta alla solidarietà. Solidarietà non si intende solo dare un obolo e tenersi la coscienza, significa amare la propria città e valorizzare persone che si impegnano nel sociale e che sono nel servizio della legalità e nel campo medico. Ci sono prestigiose autorità. Presidente, un altro incontro, un altro premio, qual è il significato? Noi siamo fortemente consapevoli che non siamo ancora quelli che vorremmo essere. Stiamo lavorandoci, stiamo facendo in modo di far capire qual è il concetto della nostra associazione. È quello di ricordare gli esempi storici dei personaggi. Quella di questa sera, De Mango, è un punto di riferimento nostro, ex socio, che da questa società di Roma Intangibile si trasferì
si trasferì in Turchia, dove lui è rimasto, però è rimasto con le stesse idee che noi, con le stesse idee che noi portiamo avanti. Il cemento vero dell'essenza della nostra associazione, la solidarietà.